DJI Mavic 3 ad un prezzo base di quasi 2000 euro. Autel Evo Nano ad un prezzo base di quasi 700 euro. In questo video, ragazzi, voglio esprimere alcune personalissime considerazioni, condivisibili o meno, sulla deriva che sta prendendo il mondo dei droni semiprofessionali, commerciali, destinati nel 99% dei casi ad un uso hobbistico e ricreativo, come la linea Mavic della DJI o la nuova linea Autel Evo Nano e Lite. Per farlo però facciamo un piccolo passo indietro, quando solo pochi anni fa arrivava sul mercato il DJI Phantom 3 e poco tempo dopo il primo DJI Mavic Pro. Due droni che sono stati letteralmente la svolta, una rivoluzione in questo campo, non solo per quanto riguarda l'oggetto in sé, ma per tutta la tecnologia che questi droni avevano a bordo. Il Phantom aveva il suo primo gimbal meccanico stabilizzato, economico, entry level in un settore fotografico destinato a tutti gli hobbisti. Invece il Mavic Pro era il primo drone finalmente pieghevole, facilmente trasportabile in una borsa come questa, con addirittura sensori anticollisione e tanta autonomia. E costavano rispettivamente il Phantom 3 poco più di 900 euro e il Mavic Pro poco più di 1000 euro. Oggi invece siamo arrivati ad un Mavic 3 che sarà venduto ad un prezzo lancio vicino ai 2000 euro per la versione base. La versione più accessoriata e professional arriverà invece a costare 4000 euro o forse qualcosina in più. Ora però mi chiedo, ed è anche il motivo per cui sto realizzando questo video e ne parlo con voi, un aumento di prezzo così importante, triplicato addirittura rispetto al primo modello della linea DJI Mavic, prendiamo questo come esempio, è giustificato oppure no dalle innovazioni tecnologiche portate da questi nuovi modelli? Perché parliamoci chiaro, amici, da qualche anno a questa parte le vere innovazioni tecnologiche sui droni sono quasi nulle. Abbiamo un sensore di qualità superiore, sì, questo non lo nego, non lo metto assolutamente in dubbio, ma rendiamoci conto che il 99% delle persone che oggi acquistano un drone già con il sensore del primo Mavic Pro si troverebbero da Dio, perché è ancora un sensore meraviglioso. Oggi invece ci troviamo con sensori 6K, 8K, 16K tra un po', che sono difficilmente lavorabili dai normali, comuni hobbisti, e quindi diciamo che la vera innovazione sotto questo aspetto, almeno personalmente, non la vedo più di tanto. Che altre innovazioni troviamo sui nuovi droni? Qualche minuto di autonomia in più? Sì, certamente. Abbiamo magari qualche sensore anticollisione in più? Certo, ma alla fine la tecnologia è la stessa che troviamo su droni di 5 anni fa, aumenta solo il numero di sensori anticollisione. E che altro, amici? Le vere innovazioni, quindi, quali sarebbero? Il gimbal a 4 assi sul nuovo drone della Autel? Sinceramente fatico a trovarne un'utilità vera e propria. La vera innovazione magari sarà il ritorno video FPV in 2K sullo smartphone. E a che serve? La maggior parte degli smartphone sono Full HD, ma non so almeno questo quanto possa essere utile. Ci resta un prezzo sempre più elevato e, almeno a mio parere, totalmente ingiustificato, perché il costo, il prezzo della tecnologia diminuisce col tempo. Con questo non voglio dire che il prezzo dei nuovi droni debba essere inferiore, sarebbe troppo bello, sarebbe un mondo ideale in cui purtroppo non possiamo vivere, ma non credo nemmeno giusto che il prezzo dei nuovi droni continui a salire, perdonatemi, in modo sempre più consistente. Di questo passo arriveremo ad un DJI Mavic 5 che costerà poco meno di 3000 euro nella sua versione base. E se a questo aggiungiamo che i marchi più blasonati come DJI e Autel rimuovono dal loro listino le prime versioni dei loro droni come il DJI Mavic Pro e il DJI Mavic Pro Platinum, che ormai sono scomparsi, fuori produzione, così come anche i loro accessori, quindi non è più possibile acquistare batterie ed eliche originali se non fonde di magazzino, questo ci obbliga, magari al primo inconveniente, al primo crash, al primo malfunzionamento, ad acquistare un drone molto molto più costoso e di cui le innovazioni tecnologiche ci interessano il giusto. Quindi, amici, spero di avervi trasmesso il messaggio, almeno quello che passa nella mia testa, e ora mi piacerebbe sapere la vostra opinione in merito. Cosa ne pensate? Credete che io sia pazzo oppure c'è un fondo di verità magari in quello che vi ho detto? Beh, parliamone qui sotto nei commenti, amici, e se volete raggiungetemi su Telegram e su Facebook, trovate i link qui sotto in descrizione video. Un bel like per supportarmi, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Noi ora ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao belli! We'll be right back.
Thank you.